Ciao a tutti, sono Mattias, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di come regalare delle piante. Lo so, il video è un po' strano questo qua, però volevo farlo assolutamente perché voglio parlare delle regole che effettivamente le persone dovrebbero un attimo seguire. In realtà no, ovviamente non ci sono regole, non voglio darvi delle regole, non ho questa arroganza, ok? Però volevo parlare con voi di punti, diciamo così, di punti da seguire per poter regalare delle piante alle persone, sia chi è esperto di piante e chi in realtà non gliene frega nulla di piante, però appunto bisognerebbe un attimo farsi qualche domanda prima di regalare una pianta. E in questo video ne parleremo e mi direte voi se questo video vi è tornato utile. Mi raccomando, se vi piacciono i miei contenuti iscrivetevi al canale, se non volete perdere nulla di ciò che pubblico attivate anche la campanella. E partiamo subito con il primo punto. Il primo punto che ho messo nella mia lista, sul mio taccuino, il mio telefono taccuino, è non regalare piante a caso. Sì, raga, sembrerà un punto banale, sembrerà un punto boh, dice oh mio Dio, non regalare piante a caso. No, ragazzi, è fondamentale questa cosa perché spesso si regalano delle piante totalmente a caso, cioè piuttosto che non andare a mani vuote, piuttosto che andare a mani vuote, vanno con una pianta perché magari dicono non porto i cioccolatini, non porto il panettone, il pandoro perché non so cosa piace, sono a dieta e tutte stemminate, sono vegani, sono qui, sono lì, sono su, sono giù. Per evitare vanno con una pianta e ve lo dico da vegano perché la gente fa io non so mai che cosa mangi, Mattias, io non so mai che cosa mangi, quindi io ti porto una pianta. Sì, ok, va bene, ti ringrazio, ti voglio bene, però alcune volte veramente mi portate 8000 phalaenopsis e cioè lo so che è brutto chiedere effettivamente che cosa è che vuoi. Io apprezzo quando mi regalano le phalaenopsis, sono sempre al settimo cielo, anche se ce le ho, anche se ho dei doppioni. Però, raga, il problema diventa soprattutto in 45 metri quadri di casa dove metterle. La mia palandrana lo dice, cioè non ci sta sta palandrana in questo appartamento. Un'altra phalaenopsis, non so, cioè io c'ho questo mobiletto che scoppia, adesso stanno di nuovo fiorendo. Qua c'è un'altra, cioè i fiori, stanno di nuovo fiorendo. Vabbè, raga, non ci dilunghiamo perché io con questi video sempre 8000 ore. Comunque, raga, non regalare piante a caso è fondamentale perché molte volte anche vedo che vengono regalati, per esempio, tanto per fare un esempio, gli elleboro. Elleboro regalati a persone con dei bambini piccoli e magari messe in un angolo della casa. Tra l'altro, già messe all'interno gli elleboro, ellebro, come volete pronunciarlo, ok? Già mi viene l'ansia, perché comunque sono delle piante velenose, per carità, magari non succede nulla, però lasciare una pianta velenosa a portata di animali o bambini non è mai bene, quindi un attimo informarsi sulla pianta, non è perché andate in un garden e leggete rosa di Natale, la rosa che fiorisce a Natale, e loro ve la vendono con rosa di Natale, ok? Gli elleboro sono stupendi, io ne ho tantissimi, ce li ho con i fiori doppi, tutto il resto, ma io ho i cani, non li tengo neanche sul balcone perché, non lo so, i cani ogni tanto gli prendono i 5 minuti e vanno a mangiarsi qualche foglia, io li tengo sotto in cortile in un posto dove i cani non arrivano, ok? E quindi, raga, un attimino informatevi sulla pianta che andate ad acquistare. Non fatevi ingannare da queste diciture, sono elleboro, ok? Sono rosa di Natale uguale elleboro, ok? Come tante altre piante, sono velenose per alcuni animali e per gli esseri umani. Quindi mi raccomando, scegliete bene la pianta da regalare. E soprattutto, e passiamo così al secondo punto, scegliere se regalare una pianta da esterno o da interno. Perché anche qui, come ho accennato adesso, gli elleboro, adesso parliamo di loro, ma anche in realtà se vogliamo parlare di ciclamini, perché i ciclamini in realtà in autunno e in inverno vengono regalati tantissimo, i garden sono pieni così di ciclamini. Non so effettivamente se vengono ancora regalati sotto Natale, però comunque io di ciclamini ne ricevo sempre, ne ho sempre una marea e sto cominciando a riregalarli perché io ho i miei 7-8 ciclamini. Ho fatto anche un video sui ciclamini, quindi poi ve lo linko, dove ogni anno mi tornano sempre gli stessi, però io, raga, sono affezionato ai miei 7-8 ciclamini e mi tengo quelli. Però anche lì sono piante che dentro vi muoiono, cioè difficilmente un ciclamino si abitua a delle temperature così alte, poi per carità ci sta, stanno dentro al garden,
qualche tempo ci stanno, magari non muoiono, però bisogna avere delle accortezze, bisogna un attimino guardare come coltivarli. Sono piante che effettivamente sono piante da esterno, e le boro, ciclamini, tante altre piante sono piante da esterno che stanno bene fuori, soprattutto non patiscono il freddo, e quindi quando vi regalano un eleboro, raga, portatelo fuori perché sta meglio fuori, ok? E quindi quando scegliete quale pianta regalare, appunto, cercate di capire se sono piante tropicali, subtropicali, che quindi teniamo in casa, oppure sono piante che resistono al freddo e si possono tenere tranquillamente terrazzo, balcone, giardino, ok? Comunque, raga, quando avrò un giardino potete regalarmi tutti gli elleboro, gli elleboro, gli elleborini che volete, perché io li amo, ne ho già tantissimi. Tra l'altro devo rispondere a una ragazza sul forum, è vero, che aveva postato i suoi elleboro. Stupendi, stupendi. Raga, non mi ricordo come si pronuncia, elleboro, elleboro, va benissimo, non mi ricordo dove è l'accento, fatevelo andare bene. Comunque, poi, raga, terzo punto, capire se la persona sa coltivare determinata pianta. Totalmente. Raga, alcune volte, come vi dicevo anche inizio video, piuttosto che presentarsi senza nulla, portiamo una pianta a una persona che magari quella persona, quella pianta non se ne vuole prendere cura. E io, da coltivatore di piante, vi dico, a me dispiace un casino, sinceramente, quando la gente regala, tipo, che cacchio ne so, le piante a alcuni miei familiari e loro dicono, boh, io non le voglio manco coltivare, le voglio buttare, lasciale lì, non le annaffio così muoiono. No, dammele a me. Cioè, io veramente sono diventata la croce rossina delle piante tra i miei familiari, perché le raccatto letteralmente tutte, però capite che bisogna anche poi un attimino fare una scrematura, perché non è che si può prendere tutto quello. Sapete quante piante ho, e che quindi non è che posso permettermi di prendere tutte le piante che vedo dai parenti, e proprio per questo motivo non regalatele se sapete che la persona o non sa coltivarle o non ha nessuna intenzione di volerle coltivare, o soprattutto se, per esempio, abbiamo già citati, piante da esterno che vengono tenute all'interno. Cioè, quelle cose mi fanno impazzire, raga, mi fanno impazzire letteralmente. E andiamo al prossimo punto: capire quali piante piacciono alla persona a cui andiamo a regalarle. Sì, è molto importante, perché ci sono alcune persone che sono patite di piante grasse, quindi andremo sulle piante cactacee o succulente, quindi andiamo sul sicuro. Poi anche lì bisognerebbe un attimino capire quali non ha, o comunque se appunto ne ha tante, cerchiamo una varietà un pochino particolare. Poi se è un doppione fa lo stesso, perché vi posso garantire che se anche riceviamo un doppione, noi che coltiviamo piante, è sempre apprezzato, perché anche se si tratta della stessa pianta, non, magari alcune volte non sono proprio identiche, perché non lo so, magari alcune volte sono hanno delle piccole variazioni, non lo so, raga, non sono, alcune magari non sono, e poi se sono anche identiche non importa, raga, se sono identiche non importa, perché avere un backup, averne due uguali, magari una cresce di più, l'altra cresce di meno, magari una sta meglio, o magari stentava a crescere, me ne regalano un'altra che sta meglio, io le tengo tutte e due, anche se un doppione, raga, sempre apprezzato con le piante grasse, posso dirlo sinceramente, io le apprezzo anche se sono doppioni, senza problemi. Comunque l'importante è capire quali piante piacciono a quella persona, perché come vi dicevo possono piacere le piante tropicali, allora andiamo su un filodendro, andiamo su, che ne so, una calatea, andiamo su una calatea, non piacciono a nessuno, raga, parliamoci chiaramente, solo a me piacciono. Però comunque capite un attimino quali sono i gusti della persona. Per esempio, non lo so, se c'è un amante delle rose, andate su una rosa nuova, delle ultime ibridate di Austin o di Cordes o di Tantau. Io vi cito sempre questi tre marchi perché gli altri marchi per me non sono degni di nota, a parte qualche eccezione tipo le Knockout di Mayland, però vabbè, i discorsi sulle rose ne dovremmo cioè ne ho già parlato in altri video, comunque ci ritorneremo anche qui sopra. Comunque dipende, appunto, capite quali sono i gusti della persona, perché è importante, perché se è una persona che coltiva rose e gli portate una Phalaenopsis vi farà grazie, odio le Phalaenopsis, e ci rimarrete male. Quindi capite un attimo i gusti della persona, secondo me è ok. Prossimo punto, vabbè, cercare di non regalare un doppione, però ne ho già appena parlato, vabbè, comunque inseriamo tutto insieme. Capire se la persona ha il posto per questa pianta. Raga, lo so, è sempre così. Se una persona ha tante piante, sicuramente una non gli va a rovinare tutto, cioè, soprattutto se non è tanto grossa. Però
effettivamente, se una persona ha tante piante, cercate di capire se ne vuole ricevere di altre. O comunque chiedetegli quali piante vuole ricevere, perché raga, alcune volte anche essere spacciati e dire ascolta, io voglio regalarti una pianta, mi dici quale cazzo di pianta vuoi, me lo dici per favore che te la regalo. Così loro sanno esattamente, sanno trovargli il posto e sanno effettivamente dove andare a piazzare questa pianta. Perché alcune volte, soprattutto se sono piante grosse, ci si trova impreparati. Poi il posto si fa Tetris e si trova sempre. Questo occhiolino molto alla Agatha Harkness. Sì, il posto si trova sempre, però raga... secondo me fare gli sfacciati e dirlo direttamente non è mai male, perché comunque lo so, non è più una sorpresa, però è sicuramente un regalo gradito, ok? Diciamo così. Ecco raga, il prossimo punto è molto importante, capire se la pianta che andiamo a regalare di quanta luce ha bisogno. Prima ancora di andare ad addentrarsi nella coltivazione della pianta, al punto, cioè se poi vogliono sapere come coltivare la pianta, gli linkate il mio canale, ok? Mi fate pubblicità questo Natale, fate pubblicità, dice vai a vedere il canale di Mattias che lui ha spiegato come fare con questa pianta, wow! No, raga, sto scherzando ovviamente, ma no, non stavo scherzando, in realtà ero serio, consigliategli il mio canale a tutti i costi, eh! Comunque, sì, prima ancora di addentrarsi in tutta questa cosa che è la coltivazione della pianta, capire quanta luce ha bisogno la pianta, perché raga, prima ancora delle innaffiature e di tutto il resto, per me arriva la luce, perché se non hanno la luce vi schiattano in men che non si dica. E poi mi volete dire ah, ma se la bagni troppo schiatta lo stesso. Sì, ma comunque la pianta ha tanta luce, perché in quel momento ha tanta luce, e quindi anche se avete un attimo messo un po' di troppa acqua la va ad assorbire, e perché appunto è attiva, raga, il fatto gira tutto intorno alla luce. Se hanno poca luce vanno a marcire anche più facilmente, perché raga, poi ci addentriamo sempre nella coltivazione delle piante qua parlando, ma comunque raga, se hanno tanta luce, comunque hanno il metabolismo attivo, sono attive, assorbono l'acqua, fanno la fotosintesi, fanno tutto quello che devono fare, quindi più luce c'è e più la pianta probabilmente arriverà a primavera senza danni. Quindi raga, è importantissima la luce. Quindi, quando regalate una pianta, soprattutto se regalate un cimbidium, regalate una vanda, raga, la luce, vi posso tranquillamente dire che con la luce possiamo fare uno special pack. Cosa possiamo fare? Possiamo regalare, se vogliamo regalare, per esempio, allora, un cimbidium vi dico di no, perché i cimbidium, secondo me, vanno tenuti fuori. Come vi dico sempre sul mio canale, cimbidium li tenete fuori e avete risolto. Se poi volete, vi faccio anche un video su cosa fare con un cimbidium appena acquistato o appena regalato o appena ricevuto in regalo. Ok, ve lo posso fare questo video sotto Natale, appena trovo un cimbidium da comprare, perché io ce l'ho di tutti i colori. Non ne ho comprati quest'anno di cimbidium perché ne ho veramente tanti, quindi appena magari trovo un cimbidium che mi manca vi faccio sto video, così vi faccio vedere. Però comunque anche se hanno i fiori, magari mettetelo in un davanzale, mettetelo in un posto fresco con tantissima luce, ma non acquistate una grow light per il cimbidium, secondo me non ha senso. La cosa che invece ha senso, magari fare un regalo particolare, fare grow light più una bella lavanda, così avete la lavanda con la grow light e un bel... è un bel regalino, insomma, cioè, poi dipende quanto pagate lavanda, però una buona grow light, boh, 20, dai 20 euro ai 50 euro li spendete, anche di più se volete proprio qualcosa di top, top, top. Anche se prendete una grow light da 20 euro per una sola lavanda dovrebbe bastarvi. Però comunque, raga, un bel pack con vanda più grow light, secondo me è un regalo carinissimo da ricevere, io non ci sputerei minimamente sopra. Ovviamente, come vi dicevo, tutto andando a rispolverare tutti i punti che abbiamo fatto, se al posto giusto, alla casa giusta, eccetera eccetera. Ovviamente, se sapete che può inserirla da qualche parte, vanda più grow light sarebbe veramente un regalo carino. Come vi dicevo, il cimbidium va fuori, quindi cimbidium più grow light, raga, basta che lo mettete riparato dai 20 e tutto il resto, e la fioritura vi resiste anche fuori, comunque il cimbidium. Poi, sotto questo periodo natalizio, un'altra cosa da regalare fantastica è regalare una rosa radice nuda. Raga, regalare una rosa radice nuda, perché una rosa radice nuda, ma anche se non a radice nuda, però ho scritto radice nuda sicuramente perché costano di meno, però regalare una rosa radice nuda è qualcosa di veramente top. Cioè io, se ricevessi una rosa radice nuda,
mi mancherebbe il fiato. Ma perché devo sempre di stronzate nei video? Io non ce la faccio. Comunque, le rose a radice nuda sono un regalo fantastico, però appunto con i giusti accorgimenti. Magari se la ricevete adesso a inizio dicembre, perché la comprate adesso a inizio dicembre, mettetela in un vaso e cominciate a metterla lì, perché sennò si disidrata. Oppure se la se la fate arrivare a radice nuda, regalatela subito in modo che possa essere piantata nel breve tempo, perché appunto non vogliamo che si disidrati, quindi magari non teniamola 20 giorni a radice nuda. Ok, quindi sistemiamola e poi regaliamola. Lo so che voi mi dite, ma la rosa a radice nuda è regaliamo un moncherino, letteralmente, tutto tagliato. Raga, gli amanti delle rose vedono una cosa del genere e gli manca l'aria, ve lo posso garantire io, è un regalo stupendo, perché sanno la pianta che diventerà. Ok, quindi gli amanti delle rose lo sanno già. Poi tra l'altro preparate magari un bel bigliettino con la foto della rosa, con tutta la presentazione. Tra l'altro ogni rosa ha la propria storia, soprattutto se prendete quelle di determinati ibridatori, se prendete quelle di Austin, guardate, ci sono veramente un sacco di cose che si possono dire sulle rose di Austin. Quindi prendete la foto della rosa, stampate la foto della rosa, fate un bel bigliettino e vedrete che verrà apprezzata tantissimo. Tra l'altro le rose a radice nuda non costano neanche tanto e secondo me è un regalo top. Non so, sarà perché lo vorrei ricevere io, comunque nonostante io abbia già una cinquantina di rose e un'altra rosa non mi dispiacerebbe. Tutte le volte che ne esce una di Austin la voglio, vabbè lasciamo stare, ma anche quelle di Cordes. Non ci addentriamo nella cosa. E come ultima cosa... No, anzi, ne ho ancora due di cose. Acquistare orchidee sui siti si può perché mettono il pacchettino, quello caldo, si chiama Lit Pack, ok? Che praticamente scalda tutto il pacchetto. Quindi se volete prendere delle orchidee che in realtà non resistono al freddo e avete paura per la spedizione, loro in realtà ve le imballano con un imballo termico, e appunto che c'è anche questo pacchettino che tiene caldo all'interno. Tutto quanto compreso nella spedizione, e io ho comprato anche Wanda e cose tranquillamente nel periodo invernale, come anche vi avevo fatto vedere l'anno scorso, che avevo preso la Wanda sanderiana tipo a gennaio, febbraio, e non ha avuto alcun tipo di problema proprio perché mettono questo pacchettino che scalda tutto quanto. Quindi se volete comprare delle piante, non solo le orchidee in realtà, tutte le piante che patiscono il freddo, assicuratevi che lo spediscano con un heat pack, però lo scrivono sui siti. E... per me sono sempre arrivate strabenissimo, anche perché le imballano, mettono tutta la plastica, mettono il polistirolo, mettono tutto quanto che tenga il carolo e poi mettono questo cazzettino tutto caldo che tiene caldo tutto il pacchetto, quindi arrivano veramente, veramente senza problemi a casa nostra. E come ultima cosa, evitate le piante con sopra la pittura, i brillantini, i cazzi vari, cioè no, quelle robe no. Quando vedete le Echeveria che sono tutte pitturate, perché raga, veramente, o le Sanseveria anche che le pitturano... Raga, mi viene male. Allora, innanzitutto sono piante da esterno, le Echeveria, sono piante che anche in inverno le potete tenere fuori in una serra fredda tranquillamente. Vabbè, ma non ci dilunghiamo sulla coltivazione delle Echeveria. Però, raga, quando sono piene di pittura, cioè toglietegli sta pittura. A me viene l'ansia, cioè io quando comincio a vederle con la pittura mi viene l'ansia. Secondo me dovrebbe essere una cosa illegale pitturare queste piante, anche perché poi le piante non respirano, cioè vanno inesorabilmente a deperire... velocemente o lentamente, o comunque vanno a deperire. Nonostante le Echeveria siano molto resistenti, alcune volte ci lasciano proprio perché non riescono a respirare da tutta la pittura che gli mettono sopra. Sì, è vero, se sono pitturate solo le punte, come per le Sanseveria, ce la fanno tranquillamente, basta andarle a pulire. Però comunque, raga, evitate di prendere le piante quelle con la pittura, perché sono veramente uno scempio, sono veramente... crudeltà, possiamo dirlo. Raga, io spero che questo video vi sia tornato utile, che vi sia piaciuto, che se in qualche modo io vi ho tenuto compagnia anche questa settimana, sono contento, ok? E se avete visto il video fino a questo punto, lasciate sotto nei commenti l'emoji di Babbo Natale o un emoji natalizia a vostra discrezione, ok? Così saprò se avete visto il video fino a questo punto, così avrò un feedback anche da voi. Grazie mille per la visione e noi ci vediamo la prossima settimana. E fatemi sapere se siete interessati ad eventuali video su cosa regalare a Natale, cosa fare con un cimbidium appena preso e tutte queste cosine qua. Grazie mille per la visione e noi ci vediamo ad un prossimo video. Mua!